Tribù Alimentare. Un podcast di Alex Revelli Sorini e Susanna Cutini. Cara Susanna. Cara Susanna, questo è il nostro podcast nel quale vi stiamo proponendo un sacco di sfide fra due elementi diversi, Tribù Alimentare, e oggi al centro della sfida cosa c'è, Susanna? Formaggio contro tofu. Formaggio contro tofu, una bella sfida fra la contemporaneità, poi lo vedremo nei dettagli. Tanta roba, cara Susanna. Allora, per favore, direi di andare subito a ricordare che su tutte le piattaforme è possibile seguire il nostro podcast. Potete lasciare le vostre preferenze, ma anche commenti. E quella che vedete dietro di noi è la dottoressa Antelmi. Professoressa Antelmi. Dottoressa, professoressa Antelmi. La quale sarà poi la nostra ospite per questo tipo di sfida a livello nutrizionale, ci darà delle indicazioni molto chiare. Ma andiamo, Susanna, a cominciare, se sei d'accordo, con il primo round, perché sono tre round e voi votate poi per chi preferite. Tofu o formaggio? Round 1. Tribù Alimentare. Comincia tu, Susanna, tu chi prendi? Non si chiede nemmeno. Allora, sia il tofu che il formaggio hanno una storia ricca e variegata. Entrambi hanno giocato un ruolo significativo nelle rispettive culture culinarie nel corso dei secoli. Andiamo ad incontrare il formaggio, che ha origini antiche e la sua produzione è stata documentata in varie culture, tra cui quella romana, greca ed egizia. La produzione moderna del formaggio è stata perfezionata nel corso dei secoli, dando origine a una vasta gamma di varietà e tecniche di produzione. Il tofu invece ha origine nella cultura orientale, risale alla Cina del secondo secolo avanti Cristo. Si pensa che sia stato scoperto per caso da un cuoco cinese che versò una soluzione di cloruro di magnesio in una pentola di latte di soia caldo, formando così una cagliata. Da allora il tofu è diventato un alimento fondamentale nella cucina asiatica e si è diffuso in tutto il mondo. Aspetta perché così dici la tua, buona? Tribù Alimentare. Allora, di la tua su sta cosa. A dimostrazione che quando uno fa un guaio, qualche volta, non è detto che poi abbia fatto proprio un guaio, ma escono cose anche buone, no? Cioè, come perché... la dimostrazione in tutte le cucine, solo quelle internazionali, in questo caso del tofu. Ma se andiamo a ritroso nella storia, tanti piatti sono nati perché hanno fatto casino, o in cucina, o in pasticceria. Io però ho detto, ma però, forse è meglio così che in quell'altro modo, quindi... cuoco che era, sto cuoco cinese qui ha fatto, come si chiama, che si buttano i kamikaze, come fanno, poi la parte giapponese. No, quelle giapponesi, ha fatto un po' di confusione. Lei ha le idee poche e parecchio poco chiare. Ha fatto banzai. Allora Susanna, ripartiamo, cioè ci dobbiamo divertire. Allora. Tribù Alimentare. Vai. Andiamo culturalmente ai significati, no? Entrambi gli alimenti trascendono la loro funzione nutrizionale diventando simboli di pratiche sociali e culturali. Il formaggio, nelle cucine europee e mediterranee, è spesso associato a raffinatezza, opulenza e artigianalità ed è protagonista di eventi sociali e conviviali. Il tofu, in alcune tradizioni asiatiche, sì, soprattutto nel buddismo, simbolo di purezza e semplicità, riflettendo valori di sobrietà e moderazione. Il tofu è visto come parte integrante di uno stile di vita sano e consapevole in molte culture moderne. No, mi hai preso il ritmo, Susanna, parlando di cose così goduriose. Allora, direi che siamo andati a questo punto a offrire questo primo spaccato, perché prima di andare sulla sensorialità, in questo caso usiamo subito l'ospite, perché grazie all'ospite potremmo aggiungere, capire meglio. Sei una grande. Potremmo aggiungere delle informazioni che anche i nostri ascoltatori e videoascoltatori del podcast potranno apprezzare. E studenti della facoltà dell'Università San Raffaele di Roma, ma anche della facoltà Antonio Meneghetti del Brasile di Rio Canto, perché anche loro scienze gastronomiche. ormai ne abbiamo di cose da raccontare, per fortuna, e da condividere. Questo dipende anche dall'età.
che incombe. Questa è la più... 30 anni non c'hai da raccontare tutte questa queste. È la più grande. Allora, sul podcast ora tofu, formaggio, decidete voi. Però questa dell'età, Susanna, hai detto una cosa. Vedi, ragazzi giovani, quando dice ragazzi, arrivateci. Portate arrivarci. Andiamo detto questo, sulla però... prof. Andiamo sulla Vai. Prof. Presenta. Quindi ora lo sentirai nei dettagli. Tribù alimentare. Allora, il nostro appuntamento prosegue adesso con l'ospite che è Antonella Antelmi, è una nutrizionista nonché professoressa di scienza della nutrizione e gastronomia, Università San Raffaele Roma. Professoressa Antelmi, quindi formaggio versus tofu, un bel dilemma per noi che ci alimentiamo. Un bel dilemma, e oggi vi vorrei illustrare quali sono le differenze tra il formaggio fresco e il tofu, per arrivare poi ad una scelta razionale e consapevole. Noi sappiamo che il formaggio fresco è un prodotto che non viene sottoposto a nessuna stagionatura e che contiene un'elevata quantità di acqua. Però le caratteristiche nutrizionali del formaggio variano in base al latte di partenza. Sappiamo che il formaggio può derivare dal latte di vacca, di pecora, di bufala e di capra, per cui in questa sessione non riusciamo bene a definire qual è la tabella nutrizionale di tutti i formaggi, però possiamo dire che secondo la legislatura italiana i formaggi magri sono quei formaggi che hanno un tenore in grassi inferiore al 20%. Per quello che io posso consigliare per un piano alimentare, possiamo dire, e mi associo alle linee della Società Italiana di Nutrizione Umana, che consigliano una frequenza di consumo per i formaggi pari a 3 porzioni a settimana. Ragion per cui non dobbiamo considerare il formaggio come un prodotto che accompagna un pasto già completo, ma in realtà il formaggio rappresenta un secondo piatto a tutti gli effetti. Mentre il tofu? Il tofu invece deriva dalla soia ed è molto ricco di isoflavoni ed è un ottimo prodotto perché apporta dei benefici importanti per l'apparato cardiovascolare in quanto contiene la lecitina di soia ed è molto consigliato anche in donne in menopausa per alleviare i sintomi appunto dettati dalla menopausa poiché è ricco di antiossidanti che hanno un'azione estrogenica e avendo anche una buona quantità di calcio è un prodotto importante per la salute delle ossa. Potenzia il sistema immunitario, previene l'invecchiamento cellulare e tissutale e l'insorgenza di tumori, favorisce la salute della pelle e della vista. Molto indicato nei piani nutrizionali anche per dieta vegetariana o vegana perché è un prodotto ipocalorico, però essendo un prodotto vegetale con proteine vegetali deve essere accompagnato a dei carboidrati per completare e bilanciare il piatto dal punto di vista proteico. Professoressa, ma allora qual è la scelta consapevole fra i due? L'opzione in pochissimo tempo, formaggio versus tofu? Tofu, sicuramente il tofu perché è un prodotto più naturale, perché deriva soltanto dai semi di soia e ha sicuramente più benefici rispetto al formaggio fresco, pur anche se magro, perché poi il formaggio, ahimè, ha anche una quantità elevata di sale, quindi non possiamo neanche consigliarlo per le persone che soffrono di ipertensione. Bene, grazie Antonella Antelmi, nutrizionista, professoressa di scienza della nutrizione e gastronomia dell'Università San Raffaele Roma. Grazie professoressa. Grazie a voi. Alimentare. Susanna, hai sentito la prof? Sì, sì, ma tanto mi ha convinto. Nel senso come? Nel senso gustativo, no, tuo sensoriale? Nel senso gustativo, cioè... Convinzione no. Scientifica, ma tu hai la tua preferenza di comfort food. Ho le mie preferenze e quando mangio integro con altre cose. Però cioè, tu, ecco quindi tu, fra il formaggio e il tofu, piuttosto l'ho provato, poco, ma non preferisci. Mi dà gusto, cioè voglio dire... Sotto l'aspetto, allora se ne parlo, ora guarda. Sotto Susanna, l'aspetto sensoriale non mi dà Aspetta. Però... Sorella. Tribù alimentare. Allora, parliamo dell'aspetto sensoriale. La professoressa Antelmi ha dato con chiarezza scientifica la preferenza verso il tofu sotto l'aspetto nutrizionale, eccetera. Parliamo della sensorialità. Per te, Susanna?
Il formaggio è comunemente servito come antipasto o durante gli aperitivi, spesso accompagnato da vino, frutta secca, miele e pane. I taglieri di formaggi sono popolari in occasioni sociali e possono essere un punto di conversazione, dato che le persone possono discutere delle diverse varietà e dei sapori. Il tofu ha un sapore neutro che gli permette di assorbire i sapori degli ingredienti con cui è cucinato. Può essere utilizzato in antipasti, piatti principali e dessert. Può essere marinato, grigliato, fritto, mescolato in zuppe o insalate, rendendolo molto ma molto versatile. Per quanto riguarda il formaggio, i piatti come la fonduta o la raclette sono centrali in molte riunioni sociali, invitando le persone a cucinare insieme al tavolo. Può essere utilizzato come topping per la pizza, ripieno per i panini, aggiunta a insalate, salse e piatti di pasta o semplicemente consumato da solo. Il tofu invece è un ingrediente base in molte cucine asiatiche, quindi può portare un tocco esotico e internazionale ai pasti conviviali. Piatti come il mapo tofu o il tofu grigliato possono essere molto apprezzati in una cena a tema o in un evento multiculturale. Questa è la visione del formaggio e del tofu. Ora aspetta che il ring lo suona, perché le preferenze... Tribù alimentare. E ora mi dici che ne pensi? Ma va benissimo, giustamente la nostra collega professoressa Antelmi ha vagliato tutte le cose. Lei ha espresso sul tofu, sì. Però... La Susanna Cutini sotto l'aspetto del piacere, tuo è, tu sei formaggio, quindi anche voi esprimete le vostre preferenze nel nostro sondaggio. Io l'ho assaggiato, Sì, sì. Però io vorrei evidenziare un piccolo particolare. Come il formaggio, il tofu spesso assaggiamo quello iperindustriale, che non è un granché. Bisognerebbe provare a assaggiare un tofu fatto come, capisci? Come ha una logica e una identità. Perché spesso il prodotto iperindustriale... È una gomma da masticare tante volte, come anche dei formaggi iperindustriali di scarsa qualità. Direi sempre la qualità e la consapevolezza. Prego, che c'è? Lo dico per voi che non vedete, prometto. Mi ha guardato. Sta dicendo, guardami negli occhi, prometto. Antelmi, anche lei, prof. Te trovo un tofu di prima qualità, sì? Giuro, e poi te lo nell'insalata. Me lo metti? Me lo metti no, in insalata? Te lo cucino come pare a me. Va bene, come ti pare a te? Alla griglia. Mi fido. Ci mettiamo un po' di formaggio fuso sopra. No, sei una disgrazia, Susanna, una disgrazia di te. Ricordo che noi siamo docenti di cultura e politica alimentari, quindi ci piace condividere con i colleghi di altre discipline scientifiche alcuni dei saperi, perché è bello arricchire le visioni e poi ognuno sceglie in proprio le proprie consapevolezze. Però ecco, la consapevolezza è importante. Siamo alla fine, dove possono sentire il podcast Tribù Alimentare? Su tutte le piattaforme, ma su YouTube ci potrete anche vedere, oltre che sentire. E anche nel nostro... Se non ci volete vedere, andate su quelle altre piattaforme, Google, Spotify, Amazon Music. Ascolta, anche su taccuini gastrosofici, questo qua su è possibile, perché c'è tutta la sessione, è la notizia sempre della settimana, il podcast con la notizia nuova. L'enciclopedia digitale taccuini gastrosofici. Sì, ho finito, Susanna, vabbè, scusa. Allora, c'è lasciate la sigla. Anche le vostre impressioni. Sì, questa è la sigla, grazie di averci seguito, e ogni volta uno scontro tra due alimenti. Formaggio e tofu. Tribù alimentare. Tribù alimentare. Un podcast di Alex Revelli Sorini e Susanna Cutini.